intervento stasera parlo di un argomento un po' meno tecnico di altre sessioni della giornata, e più se vogliamo in ambito privato, a proposito della direttiva sul diritto d'autore che è stata discussa e approvata negli scorsi mesi in Unione Europea. È un tema di cui per buona parte del suo sviluppo si è sentito parlare molto poco. È diventata un po' più visibile negli ultimi momenti quando siamo arrivati al termine delle votazioni, perché in diversi luoghi in rete sono stati sollevati dubbi, problemi e critiche alla lettura delle norme contenute. In particolare, ovviamente, avete visto schermata come questa, che è una pagina che per una giornata a settembre dell'anno scorso ha sostituito la pagina iniziale del Wikipedia in italiano, segnalando il problema e chiedendo che questa legge sul diritto d'autore sia pensata per promuovere la conoscenza e la condivisione e non per porre nuove restrizioni. Ma per partire dal principio e da quello di cui stiamo parlando, noi parliamo di diritto d'autore, di che cosa si tratta? Per prendere la definizione, queste sono parole citate dalla voce di Wikipedia sul diritto d'autore, il diritto d'autore è un diritto legale, quindi non un diritto naturale, se qualcosa che viene stabilito dalla legge, che dà all'autore di un'opera originale un diritto esclusivo di determinate condizioni di utilizzo della sua opera. Cioè io creo qualcosa dal punto creativo, quindi non puramente un'opera tecnica, magari anche difficile da fare, ma senza creatività, qualcosa di creativo, di originale. Nel momento in cui lo faccio, io ho la possibilità di decidere in che modo questa può essere o non essere utilizzata. Questo è un diritto esclusivo, ma non assoluto, è soggetto alle limitazioni definite dalla legge. Questo cosa significa? Il diritto d'autore nasce come un diritto economico, è un diritto di monopolio sostanzialmente, che come molti diritti di monopolio come non stabiliti dalla legge si basa sul principio di che privatizzando qualcosa lo si rende più efficiente. Detto altrimenti, io Stato voglio incentivare la creazione di opere creative, per farlo do all'autore la possibilità di sfruttarle in maniera economica per un periodo di tutto il tempo. È lo stesso principio che c'è nei diritti, ma che c'è anche, ad esempio, nelle concessioni pubbliche per delle spiagge. Lo Stato possiede la spiaggia e dà la possibilità a un privato di utilizzarla per 20 anni in cambio del fatto che il privato faccia un investimento per la creazione di strutture e rendendola maggiormente ingaggibile. Questo è il principio fondamentale che ci sta chiedendo. Per questo il diritto d'autore vale per un periodo limitato di tempo. Non può valere all'infinito. Naturalmente, sempre che diciamo limitato per modo di dire, perché si tratta di 70 anni dopo la morte dell'autore. Se uno crea qualcosa, diciamo, a metà della propria vita, questo è facilmente più di un secolo di durata di diritto. Sorgono spontaneamente domande, uno di quella se ne fa l'autore di diritto dopo che è morto, e la seconda, che senso ha dal punto di vista commerciale. Il diritto d'autore, se questa è la base, ha senso che sia utilizzato, avrà una funzione per la durata in cui un creatore o più facilmente un editore quello di cui ha bisogno per rientrare in un investimento. O più
comunque quello che ha un orizzonte della pianificazione. La realtà adesso è che la maggior parte dei prodotti editoriali che vengono sulla base del giornale, il tempo in cui un'opera sta sul mercato, il tempo in cui deve rientrare nell'investimento, va da 1 a 5 anni. Dopo 5 anni quasi nulla di quello che è pubblicato si trova ancora, e comunque se non è rientrato nell'investimento viene tolto dal mercato. E questo causa anche un problema accessorio che ci fa vedere come spesso il diritto d'autore va in contrasto con l'obiettivo iniziale che aveva di promuovere l'attenzione e la diffusione di opere creative. Questo è un grafico che viene da Europeana. Europeana, se non la conoscete, è una biblioteca digitale, per cui uno spazio online dove sono catalogati delle opere provenienti da biblioteche e archivi di tutta Europa. È un progetto finanziato dalla Commissione Europea, e qui sono mostrate la disponibilità di opere per anno, a partire dal 1800 fino ad arrivare ai giorni nostri, al 2015, perché è un grafico che parte da qualche anno fa. Se la persona, che la testa qua la passa un attimo, si vede una crescita del numero di opere disponibili abbastanza continua, con un piccolo crollo sugli anni 70, 80, 1900, ma che cresce fino agli inizi del 1900. Poi inizia a crollare e si appiattisce su livelli bassissimi dalla metà degli anni 40 fino al 2000. Al 2000, negli ultimi 15 anni, esplode. Chiaro che negli ultimi 15 anni esplode perché è quando iniziano ad esserci una maggiore facilità di pubblicare opere, iniziano ad esserci opere che nascono native digitali, quindi che diventa molto più facile inserire in una biblioteca digitale e catalogare, quindi quel picco finale è chiaro. Quello che è chiaro è che dall'inizio il numero di opere cresca, perché è quello che è successo nella storia, man mano che è passato il tempo, almeno negli ultimi secoli, è diventato sempre più facile produrre e diffondere libri e altri materiali pubblicati, è aumentato il numero di opere in circolazione, di opere prodotte e inserite in circolazione, quindi questo ce lo aspettiamo. Quello che non torna è quella linea piatta che copre gli ultimi 70 anni. Quegli ultimi 70 anni sono i 70 anni della durata del diritto d'autore. Il crollo che c'è dall'inizio del 900 è dovuto all'inizio della validità del diritto d'autore che abbiamo adesso. Per cui cosa succede? Noi vediamo che le opere, c'è un effetto naturale di crescita delle opere in circolazione, contrastato dal diritto d'autore che nella formulazione che abbiamo adesso agisce come limite e non come incentivo alla pubblicazione delle opere. Alla fine da questo scopo ci rendiamo conto che il livello, la quantità di opere che sono disponibili all'interno del decennio degli anni 90 e del 900 è circa pari al numero di opere che abbiamo negli anni 40 del 1900. Questo è stato soprannominato il gruppo nero del XX secolo, è un effetto che si vede su Europeana, e questi sono i dati di Europeana, che si trova in ogni situazione simile. Un grafico molto simile a questo c'è se guardiamo i libri presenti su Amazon, nel catalogo di Amazon. Non è una biblioteca, è una libreria, ma stiamo parlando dello stesso effetto. E questo è uno degli effetti, delle due facce della medaglia, la pubblicazione di libri e di opere classiche. L'altro
L'altra faccia della medaglia, però, è il fatto che il libro d'autore non è più solo quello che riguarda i libri e l'editoria e il contesto su cui originariamente era nato. Si chiama libro d'autore, ma nella pratica chi lavorava con il libro d'autore fino a qualche anno fa erano gli editori. Oggi il libro d'autore si applica, applicandosi ad ogni opera creativa, si applica soprattutto alle opere che noi creiamo e che interagiamo ogni giorno, sia creandoli, ma anche quando scriviamo su social network, scattiamo una foto col cellulare, scriviamo su Wikipedia, se lo fate, è sempre una buona cosa. Oppure viceversa, quando noi accediamo a delle pubbliche su internet, qualunque sito, senza pensare a scaricarsi i film su BitTorrent. Ogni giorno, ognuno di noi è continuamente un creatore e un fruitore di opere creative, e questo pone la legge sul diritto d'autore al centro della regolamentazione della legge. Al centro della regolamentazione della rete, con delle leggi molto vecchie. La legge italiana sul diritto d'autore è una legge degli anni 40, che da un'idea continua a parlare all'interno di un comitato in cui ci devono essere rappresentanti il Ministero dell'Africa italiana, i rappresentanti delle corporazioni e del partito fascista. Nessuno ancora modificava. E anche a livello europeo l'ultima direttiva era del 2001, per cui qualche anno fa è stato ritenuto a livello europeo fondamentale avere una revisione di questa normativa, creando una nuova legge, una nuova direttiva europea. E questo, da un lato, può essere visto come un elemento positivo, una speranza di avere una legislazione che diventa davvero al passo con i tempi e possa aiutare a promuovere la creatività. Ma al contempo, con la paura che questo porti, come spesso succede, soprattutto restrizioni per gli utenti che limitano le nostre libertà e si schierano dalla parte degli editori e degli intermediari più che degli autori e dei utenti. Potete immaginare il percorso è stato lungo, perché il percorso di una direttiva europea è lungo, saltando i vari passaggi. Siamo passati nel 2015, le votazioni sono state nel 2018 e nel 2019, la prima in Parlamento non è passata, la seconda con poco ma con più margine è passata, e da aprile dello scorso anno, dall'aprile di quest'anno, la direttiva è approvata ed è in attesa della trasposizione all'interno delle legislazioni nazionali. Per questo c'è tempo fino a giugno del 2021. Detto questo, passo a vedere alcuni dei punti che tocca la direttiva e i cambiamenti che ha portato. Questa è una parte più di dettaglio, per cui credo che quindi andrò in ordine più o meno di numero di articoli, ma non parlando di tutti, non esageriamo. Un tema di grande discussione, il primo in ordine numerico, è il lexical mining, l'estrazione di dati da dati e testo che si trova in rete. Questa è una pratica comune che viene fatta da molte aziende per costruire informazioni a un sacco di applicazioni, dallo studio, da studi scientifici al sentiment analysis su quello che le persone scrivono nei social network,
e è stata a lungo tempo una questione abbastanza dibattuta dal punto di vista del diritto d'autore, perché devi utilizzare dei materiali che sono tipicamente liberamente accessibili o comunque a cui tu hai accesso, ma su cui non hai una licenza per fargli una copia. L'interpretazione che è sempre stata prevalente è che se io posso accedere a qualcosa, allora posso anche estrarre dei dati. L'estrazione dei dati poi è un'opera a sé stante, non ho bisogno di mantenere copia dei dati immaginari, mi basta solamente guardarli e utilizzarli una volta. Quindi dal punto di vista del diritto d'autore non dovrebbero esserci problemi. Questo però è un tema dibattuto, perché c'è chi diceva al contrario: no, per poter fare estrazione di dati bisogna avere una licenza dal detentore dei diritti, cosa che ovviamente renderebbe il tutto impraticabile, perché se io voglio fare un lavoro a tappeto sulla rete, non posso andare a cercare i diritti da chiunque. Se devo lavorare su una singola opera lo posso fare, ma se no non esiste. La direttiva arriva un po' nella strada, perché dice che si può fare, c'è un'eccezione di produttore per cui lo puoi fare per scopi di ricerca, il che lascia intendere che per tutto il resto non si possa fare. Questo quindi da un lato crea uno spazio di libertà, ma sancisce che tutto ciò che c'è al di fuori invece è coperto da restrizioni. Però, prima di, poi quando arriverò alla fine inizierò a parlare delle cose più criticate e delle cose che creano più problemi nell'uso comune, ma ci sono alcune cose che sono chiaramente positive, e queste sono alcune. Uno è un'eccezione per le opere fuori commercio, vale a dire la possibilità di riprodurre opere che non sono più disponibili all'interno dei normali circuiti commerciali, nessuno lo sta vendendo, non è che se io lo riproduco sto creando un danno a nessuno. Questo va nella direzione di attenuare il problema del grafico che abbiamo visto prima in componente del XX secolo, quindi fare in modo che si possano condividere anche quelle opere. E l'eccezione, il modo in cui è formulata è abbastanza solido, per cui ci credo abbastanza che si riesca a fare. Molto più dubbia l'eccezione sugli usi didattici, cioè ha senso, no? Che io, va bene, c'è il diritto d'autore, io non posso utilizzare le cose, però se sono in una scuola, sono un insegnante e voglio fare vedere qualcosa ai miei studenti, o dovrò poterlo fare. L'istruzione viene prima dei diritti commerciali. C'è qualcosa in questa linea della direttiva, è molto limitato e di fatto probabilmente sarà inapplicabile, perché c'è un trucco, diciamo, con cui queste cose possono essere rese inapplicabili dal punto di vista dal lato dell'editore. Fondamentalmente l'eccezione, la possibilità di utilizzare le opere inclusi didattici cade se è disponibile una licenza di qualche tipo, quindi se esiste una possibilità tramite una licenza collettiva di ottenere quelle informazioni, quella è la possibilità di utilizzare commercialmente l'opera, allora non posso utilizzare la licenza di dati. Altro invece un passo in avanti chiaro è la conservazione del patrimonio culturale, quindi la possibilità per le istituzioni culturali di fare copie delle opere che possiedono ai fini di conservazione. Ad esempio, una biblioteca che ha a disposizione dei libri rari, magari non solo lei, se quei libri rimangono deteriorati o se c'è un incendio o se succede qualunque cosa, o anche semplicemente se la biblioteca vuole proteggervi dal continuo uso di utilizzarli,
può fare delle digitalizzazioni e può utilizzarle. Questa è una cosa che non c'era ed è un passo in avanti. Non è un problema da, non è una questione da poco, perché non siamo più ai tempi della biblioteca di Alessandria, ma il continuamente succede che si perdano opere perché per problemi naturali, per normale usura o per motivi umani. Possiamo pensare ad esempio al il qualche anno fa è andato a fuoco un museo in Brasile, è passato su tutti i telegiornali, non so se ve lo ricordate. Negli anni fino agli 60, se non sbaglio, quando c'è stata l'inondazione a Firenze, e abbiamo ancora le foto delle persone che raccoglievano, portavano fuori i libri ricoperti dal fango. Possiamo sperare che vada tutto bene, ma prima o poi qualche problema ci sarà, meglio prevenire. Se volete farmi delle domande, fatele pure in quel momento. Il discorso sugli usi in ambito scolastico, se solo spiegasse meglio in questo particolare, per sapere quale possibilità d'azione si hanno, ecco, in ambito didattico. Allora, io adesso posso dare delle indicazioni generali, ma non posso dire esattamente cosa dirà la legge italiana, perché questa non esiste ancora, cioè la direttiva non è qualcosa di immediatamente applicabile, ma richiede una quindi, condizione. Quindi prima la direttiva europea e poi in Italia. Sì, da qua, farà sì. Legge. Per cui ci sono un po' di elementi di... cioè adesso questo non è valido in questo momento, però quello che vedo in generale è che esisteva all'interno della vecchia direttiva del 2001 un'eccezione per usi didattici di portata abbastanza generale, per cui si applica alle scuole, ma anche a cose che non sono scuole, cioè che potrebbe applicarsi ad esempio a me adesso se vi sto insegnando qualcosa. Ma era una eccezione opzionale, per cui ad esempio l'Italia non l'ha recepita, quindi noi siamo senza. Ed era recepita comunque in maniera variabile a livello europeo. La nuova eccezione è obbligatoria, quindi da questo punto di vista più ampia, ma pone una serie di restrizioni, tra cui in particolare il fatto che si applica solamente a opere digitali, per cui non alla fotocopia, ma alla proiezione sulla LIMA. Si applica solamente all'interno della struttura scolastica quando l'insegnante parla agli studenti, per cui non in contesti di insegnamento di diverso tipo, non su internet, è valida solamente se non esistono licenze, non è possibile ottenere una licenza. Per cui, ad esempio, se io voglio, mi fa comodo per parlare della storia della letteratura italiana, sto parlando di Pinocchio e voglio raccontare come queste cose vengono riprese in altre opere, voglio mostrare che so una statua del Pinocchio di Comencini e una scena del Pinocchio della Disney, dicendo quanto è distante il Pinocchio della Disney magari all'originale, quello non lo posso fare, perché sicuramente quelle sono opere di cui io posso ottenere una licenza, basta anche la compagnia, di cui posso farlo, ma questo può estendersi a qualcosa che blocca di fatto la perdita dell'intera eccezione, perché è possibile che ci siano che vengano definite delle licenze, delle licenze generali, in cui mettiamo la SIAE ti dà un'autorizzazione per fare una serie di opere. Se gli editori si organizzano in maniera tale da costruire uno schema di questo tipo, indipendentemente da come sia costruito, la licenza, la l'eccezione
diventa automaticamente inutile. Se questo, come questo possa funzionare o non funzionare, lo capiremo nel momento che avviene l'implementazione. Il tema della scuola comunque è un tema interessante e anche perché è un principio logico e penso che possiamo essere tutti d'accordo che va bene le regole di diritto d'autore, va bene una serie di cose, però se io sto facendo dell'attività didattica, l'attività didattica è prevalente perché stiamo parlando dell'educazione delle persone. Un caso interessante che ci mostra come legalmente non è detto che sia così, come il diritto d'autore effettivamente ha un impatto sulle nostre vite, che va molto al di là del titolo che magari ci leggiamo. C'è stato recentemente un caso legale in cui una studente, che era in una scuola tedesca, ha fatto la sua tesina e c'è scritto dentro una foto di un fotografo che ha trovato su internet. Non aveva l'autorizzazione del fotografo, non l'ha chiesta, l'ha trovata su internet e ce l'ha messa tutto. Cosa succede regolarmente con tutte le tesine che fanno gli studenti. Magari non è il massimo, però è così. Questa tesina poi è stata pubblicata sul sito della scuola, cioè nella sezione delle tesine degli studenti, e c'è il fotografo l'ha vista e gli ha fatto causa. Questa voleva evidentemente fare un punto di principio, perché non è una questione di la toglio dal sito, ti chiedo scusa, eccetera, e sono andati in tribunale, sono andati fino in fondo alla causa e arrivati la cosa, se non sbaglio, è stata confermata addirittura in corte di giustizia dell'Unione Europea. O comunque a qualche livello alto della Germania, e la studentessa è stata condannata a pagare un risarcimento di 200 euro. Ora, al di là dei 300 euro che non so quanto pesino o non pesino sulla ragazza, però, cioè, ha senso una cosa del genere? Questa però è una domanda che ci possiamo porre a livello morale, perché se guardiamo la legge non c'è storia, la legge dice questo, perché quell'uso non è diverso da un qualunque altro uso che si possa fare di un'opera coperta dal diritto d'autore dal punto di vista della legge. Ma potrebbe essere un utilizzo commerciale, cioè se io prendo una fotografia e la metto in una cosa che vendo, il fotografo, invece che vedo la fatta io, una parte dei suoi componenti vendo. C'è stato l'anno scorso un convegno qui a Torino, chi fa il fotografo ormai non è più, vive fare i servizi e matrimoni, ma il resto con la rete tutto viene messo. Ma esiste un problema se uno fa un'opera, cioè ha una professione, forse qualche tutela perché se no comunque esistono, secondo me esiste questa differenza, l'uso commerciale deve pagare delle cose, l'uso scientifico di cosa può essere presentato perché c'è una libertà generale e quindi esistono le nuove licenze. Teniamo conto che la SIAE è veramente un residuo di un'altra cultura, perché è perspettiva e territorio. Se uno fa un CD libero, teoricamente viene tamponato dalla SIAE, se uno non mette sul mercato non è vero. Uno può esercitare un diritto d'autore, ma esistono altre istituzioni fuori d'Italia, quindi abbiamo parte di Europa, che hanno delle politiche. Quindi, colpa da distinguere
infatti questo è un discorso che uno può fare, cioè uno potrebbe inserire un trattamento diverso all'interno della legge fra gli utilizzi commerciali, gli utilizzi non commerciali, con un po' di attenzione, perché parlare di commerciale e non commerciale non è così facile, perché ad esempio ci sono delle definizioni chiare, precise di commerciale e non commerciale, che non necessariamente corrispondono alla percezione comune. Questo è uno dei motivi per cui, ad esempio, le licenze non commercial dei Creative Commons sono generalmente sconsigliate, perché tipicamente non fanno quello che uno si aspetta, perché diciamo, si aprono tutta una serie di questioni sul il mio blog personale in cui ci sono le pubblicità. Lo devo trattare come commerciale o come non commerciale? Io ci sono. Magari €2 al mese, ma potenzialmente ci possono essere delle entrate. Una lezione che avviene in un'università privata è commerciale o non è commerciale? Ho anche una di quella pubblica. Io te le pago. Se ti interrompo, ma parlo di insegnante, è opportuno far passare il valore del prodotto, cioè lo stesso insegnante deve far capire che se un'immagine potete darvi di non può essere usata, se un'immagine qui cosa io faccio, quando faccio la presentazione cerco un web di un'IP e agli studenti, quando si è una tesina, devo anche spiegare come citare, citando la fonte, o come non utilizzare un'immagine che poi non sa che cosa finisce. Nel c'è questa cosa che basta citare, se uno se si parla di una situazione testuale, sì, ma qui stiamo parlando di un'immagine che è coperta, ma questo non serve un po' di nulla, dal punto di vista dell'autore. È bravissimo che dire semplicemente citare l'autore cambi le cose, cioè ovviamente al di là del fatto che sì, io lo vado a fare un altro e dico che l'ho fatta io e bacio, ma questo è di base. Però se la studentessa di cui parlavamo prima avesse usato la stessa foto scrivendo è il tizio, non sarebbe cambiato nulla, il tizio avrebbe comunque potuto fargli causa senza differenze. La violazione c'è lo stesso. Il discorso comunque vero in generale è che è buona norma indicare quali sono gli autori del materiale che stai utilizzando, sia nei casi in cui è obbligatorio per legge o per la licenza scelta, sia nei casi in cui non è obbligatorio per dare una tracciabilità delle informazioni e dei materiali con cui si ha a che fare. Principi di questo tipo sono ripresi dalle licenze Creative Commons, ad esempio, che alla base dicono tu puoi fare gli usi che vuoi eventualmente con delle restrizioni di quest'opera, o meglio, io, autore di quest'opera, ti do la possibilità di utilizzarla come preferisci, purché rispetti questi principi. Il primo principio che è sempre presente è indicare la mia paternità e la fonte da cui l'hai preso. Possono essercene altri, probabilmente voi li conoscono, i più comuni sono la richiesta di utilizzare nel caso tu modifichi e distribuisci l'opera, utilizzare la stessa licenza, per cui garantire che anche le persone a valle che utilizzano l'opera e che la potranno fare con le stesse libertà che il primo utilizzatore ha avuto. Questa qui incisa è tipicamente una cosa molto più interessante di mettere l'altra restrizione che è disponibile, che è quella per il solo uso non commerciale. Restringere, dire voi potete utilizzare queste slide solamente per uso non commerciale, a me non interessa, perché
fondamentalmente per due motivi. Uno, come dicevo prima, l'uso non commerciale non cattura realmente quello che io voglio, vorrei idealmente permettere, no? Cioè, non, gli usi non commerciali non corrispondono tecnicamente agli utilizzi buoni. E il secondo motivo è che a me quello che mi interessi è che l'informazione sia liberamente utilizzabile, e che quando io faccio questa presentazione e ne parlo a voi e la carico su internet, e lo faccio dicendo che voglio che possa essere liberamente utilizzato da chiunque, quello che mi interessa è che ciò rimanga vero nel tempo. Quindi se uno di voi la prende, modifica due slide e lo fa e fa un'altra presentazione davanti a un altro pubblico, quello che mi interessa è che anche quel pubblico possa, se vuole, prenderla e riutilizzarla, che non possiate dire io l'ho presa ma adesso nessun altro ci può fare nulla. E questa è una garanzia data dalle clausole come condividere allo stesso modo di Creative Commons o quelli che sono i principi di copyleft delle licenze software, e che è molto più forte e molto più efficace di altri vincoli che possono essere messi. E un altro principio dell'autore abbastanza controintuitivo è sempre legato al fatto che ogni opera creativa è coperta di base dal diritto d'autore, riguarda le opere, le fotografie di opere pubbliche. Ad esempio, io fotografo scatto la foto in una piazza dove c'è un monumento moderno. Di chi sono i diritti di quella foto? Il senso comune direbbe del fotografo. Il diritto d'autore, il diritto liscio, se non ci sono eccezioni o cose diverse che vengono introdotte nella legge, dice che una parte di quei diritti sono dello scultore, perché è un'opera creativa, la foto è un'opera derivata, quindi la posso fare solamente se ho l'autorizzazione del secondo. Infatti, se la pensa a casa sua, è questo il principio. Per questo, al pubblico, voglio dire, che non vuol dire che ne posso fare una copia identica che dentro di un'altra piazza, così come non vuol dire che posso, posso prendere le piante di un schema di realizzazione di un edificio e rifarlo tale quale. Però posso fare una foto, posso farmi un disegno se voglio. Questo è un principio che si chiama libertà di panorama e che è inserito in alcune leggi, che dice che se un'opera tridimensionale è posta stabilmente in un luogo pubblico, e allora io la posso fare. Che differenza c'è tra un'opera in una piazza dove c'è un e una foto, per esempio, su internet? Mi chiedi la domanda, cioè tra quali monumenti? C'è la libertà di panorama per il monumento in una piazza. E la possiamo capire questa cosa. Nel momento in cui un'opera del museo viene esposta al pubblico, non sulla piazza reale, ma okay, su una piazzuale, come è un sito di internet, qual è la differenza? Perché quella foto io non la posso usare, non la posso utilizzare in altre opere? Un'altra caratteristica fondamentale del modo in cui viene normalmente espressa la libertà di panorama, oltre all'essere pubblico, è il fatto che riguarda opere tridimensionali, statue, edifici, che è una situazione in cui tra l'originale e la foto della riproduzione c'è una differenza sostanziale. Cioè si tratta di due opere diverse, la foto della piazza e il singolo elemento architettonico che si trova all'interno della piazza. Mentre il prendere una foto e copiarla è
la stessa opera non crea un'opera distinta e non... certo, può essere un'opera derivata, nel senso magari faccio un collage, magari cambio i colori, però è un'opera molto più chiaramente derivata da lì, mentre però c'è una differenza. Se io faccio una foto dell'intera piazza, dove c'è la statua particolare, questa cosa deve essere consentita. Sì, questo è. A che distanza devo essere dalla statua perché questo arrivi al primo piano? Anche il primo piano, anche il primo piano, con la ripresa del panorama vale anche il primo piano. Se è un elemento marginale, io posso esporre in un museo e vendere la mia opera che rappresenta in una foto esclusivamente quel monumento non ambientato o minimamente ambientato, e però la stessa immagine su un sito internet che alla fine è una piazza virtuale. Perché tutti accedono liberamente, non è ugualmente accessibile, non è ugualmente usufruibile. Allora, qual è la differenza tra la foto a un monumento e la foto a un quadro di un museo? Non la tridimensionalità. Sì. Se io diamo il filo vicino a un obiettivo abbastanza, la mia foto coprirà interamente il quadro, la mia foto e il quadro saranno in la stessa cosa. In quel caso, se tu lo fai col quadro all'interno di un museo, e lo stai facendo preciso, cioè mi metto di fronte, non c'è bordo, non c'è nulla, lì la situazione è l'opposto, cioè la tua fotografia non genera del lavoro. Non, tu come fotografo non hai diritti perché non è un'opera creativa, non è un'opera nuova, ma è la semplice riproduzione dell'opera esistente, come se io facessi una scansione. Questo è il tema della slide successiva, ma visto che il diritto d'autore esiste per le opere creative in principio, una semplice riproduzione in linea di principio non è coperta da diritto d'autore. Quello, vado direttamente alla fase successiva, poi torno indietro per il periodo. Questo è un problema che si verifica nel caso che viene discusso, nel caso soprattutto in cui l'originale sia del pubblico dominio, cioè non coperto dal diritto d'autore. Quindi non se vado nella pinacoteca di arte moderna, ma se vado ad esempio a fare foto di un quadro di un dipinto di Giotto. Il dipinto di Giotto non ha diritto d'autore, perché Giotto è molto prima che venisse concepito il concetto di diritto d'autore. Quindi io posso chiaramente farne questa riproduzione. Il principio è che quella riproduzione è, non avendo contenuto creativo, essendo una vera riproduzione dell'originale, non ha nuovi diritti d'autore e soprattutto non né il proprietario dell'opera né chiunque altro può impedirvi di diffonderla e di utilizzarla. Questa è una cosa non totalmente pacifica, perché periodicamente c'è chi cerca di sostenere che la semplice riproduzione genera un diritto d'autore. Questo nella legge italiana fortunatamente è già escluso dall'origine. Nella legge statunitense è una cosa che è stata stabilita in una causa legale di alcuni anni fa. In altre parti del mondo, compresi diversi stati europei, questo non è scontato. Non è scontato tanto che, ad esempio, un paio di anni fa, Wikimedia Germania, l'associazione nazionale tedesca, ha perso una causa contro un museo tedesco che voleva impedirgli di caricare su Wikipedia delle foto di opere che loro avevano nel loro museo, nel museo.
il principio a cui tutti pensiamo, quello che è scritto nella legge italiana, è che non hanno nessun titolo per il periodo. Purtroppo nella legge tedesca evidentemente avevano il banco e la casa è andata male. La legge, la nuova direttiva sul diritto d'autore fondamentalmente mette una toppa su questo e stabilisce che la riproduzione di un'opera del pubblico dominio rimane nel pubblico dominio, la direttiva europea. Mentre sulla direttiva madama ci ritorno adesso purtroppo lì è andata male, per cui non c'è nulla di nuovo che viene detto dalla direttiva europea e la situazione rimane così com'è. In Italia siamo senza, in Germania ce l'hanno. Ogni stato fa un po' se. Passo a questo punto però alle cose più discusse, che sono l'articolo 15 e l'articolo 17 della legge sul diritto d'autore. L'articolo 15 riguarda fondamentalmente i giornali, gli editori di notizie. Il punto da cui nasce è che i giornali, come sappiamo, stanno perdendo lettori. Quindi cercano di capire come possono guadagnare qualcosa. Ci sono vari strati, tipo fare lavorare meglio, questo è più difficile. Uno dei discorsi che fanno è molto del nostro dato, delle persone che cercano informazioni, adesso passa da aggregatori come il Pro News, che utilizzano i nostri contenuti gratuitamente. Questo è in senso che viene utilizzata le procedure di media, però c'è anche quel problema. Quello però è un altro discorso, però d'altra parte i contenuti di Wikipedia sono veramente utilizzabili, per cui noi non ce la mettiamo. Gli editori di giornali invece si lamentano e dicono: se voi volete utilizzare degli estratti, dei titoli di ricerca con notizie, e dovete pagarci. Questo è una novità assoluta a livello generale europeo, anche se ci sono qualche stato che abbiamo messo delle quote del genere. Nella direttiva viene inserito il dato di un nuovo diritto della durata di 2 anni in capo agli editori, non agli autori, e su cui hanno spinto molto i media. Questo ha anche causato il fatto che nei media la direttiva fosse dipinta in maniera generalmente favorevole. È stata chiamata in maniera, da hashtag LinkTax, come tassa sui link, ma anche se è improprio perché non si tratta di collegamenti interpostuali che rimangono leciti, ma la possibilità di fare citazioni, cioè la restrizione del diritto di citazione. E pone molti problemi interpretativi, perché quello che dice è fondamentalmente che io ho bisogno pagare, chiedo una licenza per fare riprodurre un estratto di un articolo di giornale, esclusi singole parole o estratti molto brevi. È stato molto breve, nessuno sa cosa significa, e sarà un casino a livello di trasposizione e di giurisprudenza. Per cui aspetteremo di vedere come dicono gli avvocati e soprattutto i giudici. Sono scusa e anzi, è vero che non ha interesse, ma anche scopo se deve essere citato il più possibile. Sì. Perché la citazione è in una città. Infatti c'è stata una forte spinta per escludere da questo diritto le pubblicazioni scientifiche, fortunatamente almeno quelle sono state. Poi lì c'è tutto il problema dell'accesso aperto, però è un altro paio di maniche. Allora, la grossa domanda naturalmente in questo è: ma i giornali alla fine ci guadagneranno oppure no? Perché in passato sia la Spagna che la Germania hanno provato a fare cose del genere e gli è andata male. In uno dei due paesi il risultato è stato che tutti i editori hanno dato gratis l'accesso alle cose a Google. Nell'altro caso invece Google News è il principale aggregatore, appunto. Quindi, e i giornali hanno perso traffico e quindi hanno perso un sacco di soldi.
accontenti loro. In ogni caso persistono, i francesi che sono stati più, lo stato francese che è stato più veloce a trasporre questo diritto all'interno della legge nazionale, da loro è in vigore da qualche giorno, o da una settimana o qualcosa del genere. Google News naturalmente si è adeguato alla legge, quindi ha stabilito che dal Google News in Francia si possono ancora trovare le notizie, ma non ci sono più indicazioni degli estratti, a meno che gli editori non lo autorizzino a farlo gratuitamente. I media francesi hanno dichiarato di farlo causa perché vogliono essere pagati. Non è giusto che li tolga, li deve mettere e deve pagarli. Vabbè, nel senso, anche a me piacerebbe che qualcuno stabilisca per legge che devono dare un lavoro con uno stipendio molto alto, però di solito non funziona così. E questo è uno dei due temi di cui si è parlato di più. L'altro tema è l'articolo 17, il diritto dei contenuti. Questo affronta il problema del riconoscimento delle violazioni di diritto d'autore. Pensiamo a situazioni tipo YouTube, dove la gente carica roba coperta di diritto d'autore senza avere l'autorizzazione. Chi violare il diritto d'autore sia vietato è sempre stato così, e grazie a tanto, violare le leggi non è legittimo. Questo non c'è bisogno di farci grandi discorsi sopra. È anche sempre stato vero l'altro principio abbastanza scontato, che è responsabile di una violazione chi l'ha fatto, e nel momento in cui viene individuata la violazione deve essere risolta, tolta obbligatoriamente da parte di chi gestisce la piattaforma su cui la violazione si è effettuata. Quello che cambia della direttiva è che la responsabilità della violazione passa dalla persona che la fa alla piattaforma che ospita il contenuto. Questo era escluso in passato perché la piattaforma agisce in maniera neutra, per cui ospita quello che le persone inseriscono senza fare un'attività editoriale. È come la bacchetta dove tu puoi appendere qualcosa. Se prendi qualcosa di illegale, ovviamente non puoi farlo, e quando ci prendi il passo io gestore lo vedo e lo tolgo. Però non esempio che io tolga e che nessuno ci fa caso, non è colpa mia. È diverso dal caso del giornale, perché il giornale sceglie cosa pubblicare, e quindi se pubblica un contenuto informatorio, per dire, ne deve ben essere responsabile. Quello che spinge a fare questa direttiva, e che inizialmente era scritto nel testo, ma poi l'hanno tolto ed è tutto incasinato perché c'erano troppe polemiche, è la creazione di filtri automatici che cercano di individuare le violazioni, per cui una sorta di censura preventiva in cui quello che io carico viene controllato e potrebbe essere bloccato automaticamente prima ancora di andare online. Questo è un grosso problema ed è la parte più criticata in assoluto di questa direttiva, che ha anche coperto altri discorsi che poteva essere interessante fare, perché oltre a un ambito di attività molto ampio, copre sostanzialmente qualunque sito tranne cose molto piccole, dove ci sono contenuti caricati dagli utenti, pensati ovviamente per avere contenuti caricati dagli utenti, e perché pensa solamente all'enforcement del diritto d'autore e non all'enforcement di altri diritti, per cui il diritto d'autore, come dicevamo prima, è limitato nella sua applicazione da diritti più importanti, come diritto di parola, diritto di critica,
o le telefunzioni di dati fantastici che abbiamo parlato. Questo articolo non cambia queste eccezioni e queste limitazioni, ma rende molto più difficile applicarle. Perché come fa il filtro automatico a stabilire se quello che sto caricando è un contenuto che sto riportando per sfruttare il diritto di critica oppure semplicemente per guardarmi un film senza pagare il diritto? Tendenzialmente non ce la farà, o comunque molto difficile, anche se tema di questa minuzia dell'intelligenza artificiale, per cui suppongo che ci crediamo in questa cosa. Ancora più importante, nel momento in cui la piattaforma è posta a dover prendere la scelta tra bloccare dei contenuti, bloccare più contenuti e stare sul sito, limitando le libertà degli utenti, o bloccare un po' meno contenuti, garantendo più libertà degli utenti, ma correndo il rischio di subire delle cause di responsabilità da parte di editori, di intermediari. Cosa sceglierà? Sicuro. Quello che creerà meno rischi legali, che è limitare le libertà degli utenti. Non dovremmo mettere qualcuno nella condizione di fare questa scelta, perché probabilmente sceglierà sbagliato. E parlavo dicevo che è un articolo pubblicato, e questo è un esempio, questo è l'inizio di una dichiarazione fatta da come loro si definiscono, un gruppo di dei pionieri, degli architetti originali di internet e i loro successori, che dicono loro, li scriviamo perché c'è una urgenza su un pericolo imminente, un pericolo della rete globale. Questo lo scrivevano rispetto alla prima versione, poi è stata un po' rimata di questo articolo, ed è stato firmato da persone come Tim Berners-Lee, che è il creatore del World Wide Web, il fondatore dell'Internet Archive, il creatore di Apache, il Juan Dossman, che è il creatore del linguaggio Python, e tante altre persone che probabilmente mi possono dire qualcosa, perché in ambito della rete e anche del software libero, da una parte, che sono molto importanti. Sono voci purtroppo sono scontate con altre voci dal lato opposto, non sempre con successo. In questo caso ci ha mancato abbastanza male, però staremo a vedere nella trasposizione come andranno avanti le cose. Questo è il punto a cui siamo arrivati, per cui le trasposizioni sono in corso. Prima ancora, su questo passaggio dell'articolo 17 è in atto un'ulteriore discussione per definire delle linee guida a livello europeo, e poi dovrà essere applicate le leggi nazionali, e vedremo. Staremo a vedere che cosa ne viene fuori. E per chiudere, lancio un invito a fare attenzione a questi temi, perché si tratta di questioni legali, si tratta di cose noiose e burocratiche nella maniera in cui sono strutturate, ma si tratta anche di cose che impattano la nostra vita e sono il cuore dei nostri diritti umani, ma digitali, sulla rete. Per cui fate attenzione a quello che succede, parlatene e contattate anche i politici quando ce n'è, quando è il momento, che più spesso di quanto possiamo aspettarci stanno a sentire o quanto sono influenzati dal fatto che i cittadini arrivino a portare le istanze. E io vi invito anche a unirvi alle associazioni dei gruppi che lavorano per difendere i diritti digitali.